Per chi si era preoccupato dove era finito il pandino, eccolo qua ragazzi, siamo tornati nel pandino, buongiorno da Domenico, sono le 5 del mattino e sono già a lavorare, quindi vuol dire che per essere alle 5 del mattino già a lavoro sono uscito di casa alle 4 e mezza, purtroppo io devo uscire di casa molto molto presto. Ragazzi, di cosa andiamo a parlare oggi? Andiamo a parlare subito delle probabili formazioni che scenderanno in campo domani contro il Lille. Lille, ricordiamo che all'andata ha vinto contro il Milan. Lille che ricordiamo in Europa League è prima nel girone e sta combattendo col Paris Saint-Germain in Ligue 1. Dovrebbe essere a due punti, seconda a due punti dal Paris Saint-Germain. Quindi ragazzi, prima di andare con le formazioni, vi ricordo innanzitutto di iscrivervi al canale. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, grazie di tutto, siamo già quasi a 300. Mi fa veramente tanto tanto piacere, vuol dire che comunque i miei video vi sono simpatico, non lo so, comunque ho visto che ci sono un po' di iscritti, quindi mi fa veramente veramente piacere, quindi grazie a tutti. Ragazzi, andiamo con le formazioni direttamente dal pandino. Allora ragazzi, la mia probabile formazione, ricordiamo, è la mia probabile formazione. Gigio Donnarumma in porta sicuramente ci sarà. Poi, secondo me, Calabria potrebbe far spazio a Dalot. Magari dal primo minuto Dalot si potrebbe provare, sempre secondo me. Poi due centrali, il guerriero Kier non si toglie e il capitano Romagnoli. E dall'altra parte Theo Hernandez, il treno Theo Hernandez, da lì secondo me avrà la sua postazione anche lì in Europa League. Poi andando avanti nella mediana ci sarà Kessié e secondo me a fianco a Kessié non ci sarà Bennacer, potrebbe dare spazio il mister a Tonali, Sandro Tonali, che ricordiamo non sta giocando ancora moltissimo e deve far vedere a tutti che lui è quello del Brescia, che il Milan comunque ha investito su di lui e i soldi che ha speso li ha spesi bene. Quindi secondo me Sandro Tonali col tempo dimostrerà a tutti il suo valore. Quindi probabilmente ci sarà magari spazio per Sandro Tonali lì vicino a Kessié. Andando avanti, secondo me da trequartista ci sarà Çalhanoğlu, poi sulle fasce ci sarà Castiglieco da una parte, Brahim Diaz dall'altra e al posto di Zlatan Ibrahimovic dovrebbe esserci al primo minuto Rebic, a meno che di sorprese, ma secondo me il mister punterà su Rebic. E poi ricordiamoci, comunque c'è Colombo che ha fatto vedere quanto vale in estate, e c'è il Vichingo che a me piace tantissimo, lo dico in tutti i video. Quindi vedremo, ma secondo me la formazione sarà questa, perché in Europa League rispetto al campionato magari farà rifiatare qualcheduno. Ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate di questa formazione, se volete scrivetevi anche scrivetemi la vostra giù nei commenti, mi fa piacere, sapete che vi rispondo appena posso. E ragazzi, grazie a tutti ancora degli iscritti, chi non l'ha fatto iscrivetevi, vado a lavorare. Ciao a tutti, forza Milan, e ragazzi non vi preoccupate, anche se non c'è Zlatan, noi siamo una squadra. Forza Milan, ciao ragazzi.